L'8 novembre è uscito Discover 2, il secondo album dedicato alle cover di Zucchero Fornaciari. E oggi ho deciso di dargli un'ascoltata mentre vado ad Augusta a trovare il mio amico Salvo. L'album si presenta con 13 tracce nella sua versione italiana, mentre nella versione estesa internazionale arriva fino a 18 tracce e sono tutte cover che sono piaciute moltissimo a Zucchero nella sua vita e che vuole rivisitare con il suo sound. Ma più che ascoltarlo tutto, vorrei ascoltare due brani in particolare: With or Without You, cover degli U2, e Set Fire to the Rain di Adele. Ascoltiamoci With or Without You. La batteria iniziale è sostituita da questa atmosfera di percussioni, da questo tappeto e dalla chitarra. Quindi è un po' diversa. Molto più smooth, molto più tranquilla. Chissà quando entrerà la batteria vera e propria. Qua c'è uno stop bellissimo. Si distacca molto dall'originale. L'originale aveva un'atmosfera più cupa, più chiusa. Ci vedo un colore più blu nell'originale, questo è più arioso, meno misterioso. Porto un po' più avanti, vediamo quando entra la batteria. Qui rimane sempre sulla stessa linea e qua si apre completamente. Quindi il classico groove di batteria di With or Without You, che rappresentava un vero e proprio riff, se vogliamo, una parte di batteria definitissima, viene abbandonato, o meglio sostituito, da questo insieme di percussioni, da questo tappeto, con questo ostinato di chitarra che continua, e la batteria è più dritta. Una batteria più semplice, più pop, sicuramente meno originale. Passiamo ad ascoltare Set Fire to the Rain, da una parte della critica considerato il brano più sovrapprodotto di questo album, prodotto da Corrado Rustici, questo brano. Un po' più fedele all'originale questo. Nell'originale Ash suona la batteria. Allora, tra i due mi è piaciuto meno il brano degli U2 e più quello di Adele, però è più coerente con il progetto di Zucchero il brano degli U2, perché è totalmente diverso, ha trovato una luce nuova, una caratterizzazione più tipica, in linea appunto col pensiero di Discover 2, ovvero suonare delle cover con la voce di Zucchero, non intesa solo come voce che canta, ma come stile creativo. Quindi sento più Zucchero negli U2 che in Adele. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi anche sapere se questo format di me che ascolto musica in macchina vi piace, perché ho intenzione di commentare altri brani. Io mi sto divertendo. Ragazzi, scusate, ma c'è un aggiornamento che devo fare. Knock knock knocking on Heaven's Door. Ascoltate il ritornello. Non so se si sente dalla radio, ma è knock. Cioè, Zucchero dice proprio knock, sente il toc toc. Che figata! Knock knock! Bellissimo! Grande Adelmo Fornaciari! Ciao!